Amici, buona giornata e buona settimana. Si apre così la terza settimana dell'edicola del Trap, puntata numero 11 di questo lunedì 12 giugno. Bene, io vorrei cominciare subito con alcune cose che mi hanno detto gli amici. E cioè, mi hanno chiesto, dice, ma come hai voglia? Come ti va? Tutte le mattine di svegliarti, di preparare, quando in realtà questo non è un lavoro, è solo il gusto di comunicare con gli altri. Ebbene, io credo che sia un fatto importante, cioè abbiamo questi mezzi di libertà, di espressione libera, perché non utilizzarla finché è possibile? Io ho fatto comunicare, l'ho fatto per tutta una vita e quindi anche questo mezzo mi piace per essere in contatto con tutti voi. C'è chi mi scrive, c'è chi commenta, siamo solo all'inizio e spero che con il tempo riuscirò senz'altro ad incontrare anche i gusti di molti altri. E comunque resta una voce libera, una voce, che, io tra l'altro mi invito ad esprimere in diversi modi. Perché oltre a scrivere, a seguire in diretta laddove possibile, scrivere, al numero di WhatsApp che adesso vedete in sovrimpressione, chiamarci durante la giornata, a me piace anche i commenti che arrivano sui social, il Facebook, eccetera, di gente che magari vede la trasmissione in qualunque altro momento della giornata e non in diretta. Il numero di WhatsApp è importante perché vi consente di entrare addirittura, se volete, in diretta nella trasmissione. Bene, allora noi cominciamo con questa puntata, dicendo subito di quello di cui parliamo in questa giornata. Noi abbiamo un programma piuttosto intenso perché parleremo della giornata mondiale contro il lavoro minorile. C'è un bel servizio che vorrei proporvi, qualche riflessione sull'argomento. Parleremo della violenza, di questa società violenta, di questa società che non riesce a trovare la cifra della convivenza serena. Ne parleremo con una psicologa anche per sapere che cosa si può fare nei confronti dei nostri ragazzi sottoposti ad una serie continua e martellante di notizie di violenza ad ogni livello, in ogni situazione. Parleremo della storia di Ancona, come sapete siamo giunti alla terza puntata, poi apriremo una nuova rubrica molto veloce, molto rapida, che riguarderà gli appuntamenti prossimi nella zona e nella regione. Avremo tante altre cose, come ad esempio il raccontaci il tuffo nel passato. Ma non perdiamo tempo e cominciamo con quello che è, diciamo così, l'ho chiamato l'almanacco del giorno. Perché, che cosa consiste questo almanacco? Io vorrei proporvi tutte le volte diciamo, quel ricordo degli appuntamenti del 12 giugno, della giornata che voi conoscete, e quindi è la giornata odierna. Il 12 giugno del 1550, ad esempio, veniva fondata Helsinki, la capitale della Finlandia, da Re Gustavo I di Svezia. 1550. Pensate, quindi ben 2000 e passa anni, anzi 2200 anni dalla fondazione di Roma. Nel 1798, invece, il 12 giugno, Malta cede a Napoleone e firma la rinuncia, la resa alle forze francesi, e l'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni rinuncia quindi alla gestione di Malta. Oh, una cosa curiosa. Il 12 giugno, almeno questa è una leggenda, nel 1839, Abner Dubbeldae inventa il gioco del baseball. Questa è una notizia che in America è quasi leggenda, anche se pare che non sia proprio così, che questa leggenda non sia precisa, perché di tracce del baseball si trovano anche prima del 1839. Un'altra curiosità: il 12 giugno Carl Elsner brevetta quello che si chiama il coltello dell'ufficiale, tradotto il famoso coltellino svizzero, che quindi data 1897, 12 giugno. Nel 1964 invece i Rolling Stones lanciano quello che è uno dei loro più grandi successi, e cioè il I Can Get No Satisfaction,
Poi una cosa che vorrei farvi presente e magari farci una riflessione sopra. Nel 1982, il 12 giugno, 750.000 persone manifestano contro le armi nucleari nel Central Park di New York. Tra questi anche esponenti di primo piano, come cantanti, famosi attori e attrici. 750.000 persone che manifestano contro le armi nucleari. E poi ricorderete negli anni 60-70 le manifestazioni contro la guerra in Vietnam. Ecco, io vorrei invitarvi a riflettere quante manifestazioni ci sono state in Italia e nel mondo contro la guerra, ad esempio in Ucraina. Sembra quasi che il mondo si sia abituato a qualunque cosa accada. Vero è che chiaramente una manifestazione in Italia contro la guerra in Vietnam o contro l'invasione della, ricorderete, della Cecoslovacchia nel 68 non influiva sull'andamento delle cose a livello internazionale, però si trattava di una presa di coscienza da parte del pubblico, di una sensibilità ai problemi sociali che oggi non ritrovo più allo stesso modo. E i giovani difficilmente scendono in piazza per protestare o per dire qualche cosa che non sia strettamente collegato al loro mondo personale. Sarà una mia impressione, ma probabilmente saremo così messi in futuro se non aumentiamo la sensibilità alle vicende esterne. Allora, detto questo dell'almanacco, vorrei parlare del meteo. Sapete che noi facciamo un discorso di questo tipo, mettiamo il meteo nazionale subito per sapere che aria tira e il meteo specifico regionale. In conclusione, vediamo la situazione perché tra l'altro c'è una piccola discrepanza fra il nazionale e il locale perché, come sapete, ci sono delle situazioni meteorologiche locali che cambiano parecchio, anche con piccole variazioni. Vediamo intanto il tempo nazionale. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che ancora una volta vedrà alta pressione sul nord Europa e quindi sul Mediterraneo molta variabilità e molta instabilità. Tutte queste macchine azzurre sono acquazzoni temporali che spunteranno in giornata. Vediamo più in dettaglio sull'Italia, la situazione intanto della nuvolosità, con qualche annuvolamento che si affaccerà sulle regioni tirreniche, sulle regioni di nord-ovest e poi nel pomeriggio dei cumuli che si formano a ridosso delle zone montuose. In effetti anche come precipitazioni vi si segnalo qualche gocciolina di pioggia nelle prime ore del giorno sulle regioni nord-occidentali, ma soprattutto nel pomeriggio nuovi temporali sulle zone montuose e in serata anche verso la pianura padana. Quindi in definitiva sarà un lunedì che ci regalerà anche ampie giornate di sereno, sia chiaro, anche come temperature e valori da inizio estate potremo anche superare i 30 gradi, però un po' di variabilità al nord-ovest al mattino e poi nel pomeriggio temporali su Alpi e Prealpi lungo l'Appennino potrebbero raggiungere anche le coste del Medio e Basso Tirreno e in serata la pianura padana. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ecco, invece per sapere le cose come andranno nel dettaglio basta aspettare la fine dell'edicola del Trump perché faremo un approfondimento locale. Bene, siamo alla rassegna stampa e diamo uno sguardo veloce ai maggiori titoli della giornata, partendo dalla Corriere della Sera, alluvione in Romagna di chi è la colpa, già cominciata la caccia alle streghe. Kiev annuncia la liberazione di tre villaggi, accusa Mosca, fatta saltare un'altra diga. Barchini telecomandati contro la nave russa, ormai siamo abituati alle notizie di guerra come se fosse normalità. E qui l'altro dramma di questi giorni, la mamma di Katia scomparsa a Firenze, ai carabinieri l'ho detto chi l'ha portata via, il video delle telecamere, ipotesi di rapimento, altra storia davvero brutta, davvero da dura cronaca nera come ormai ci stiamo abituando da tempo, da troppo tempo, e di questo poi parleremo più tardi. Siamo invece alla Gazzetta dello Sport, qui parliamo dell'Inter, ma soprattutto vorrei farvi vedere la notizia del giorno. L'Italia manca il titolo mondiale Under 20. Ieri sera il sogno è sfumato all'86esimo, l'Uruguay campione del mondo.
Una partita di sofferenza, scrive giustamente la Gazzetta. L'Uruguay ha probabilmente meritato, ma ciò non toglie meriti invece ai nostri ragazzi under 20, tra l'altro alcuni giovanissimi, e che hanno dimostrato che forse il futuro del calcio è ancora in buone mani, nonostante l'invasione degli stranieri che lascia davvero poco spazio ai nostri giovani. Andiamo avanti al Corriere Adriatico e qui vi faccio vedere una cosa che poi ripigliamo tra poco. Guardate, esplosione di petardi in casa, in classe, a scuola arrivano i carabinieri. E sì, qualcuno ha avuto la bella idea di far esplodere petardi durante le ore di lezioni. Altra notizia, lanciano un fumogeno sull'autobus, autista intossicato e caccia ai bulli. Altra notizia, scoppio della bomba preparata in casa. Il 37enne ferito perderà oltre alle mani anche un occhio. Insomma, notizie esplosive nel vero senso della parola sul Corriere Adriatico, che dimostrano questa propensione alla violenza, alla sopraffazione, che indubbiamente è argomento del giorno, di cui ci occuperemo tra poco parlandone anche con la nostra psicologa. Andiamo al resto del Carlino, questa volta cronaca di Macerata. E ricorda come sia morto l'uomo caduto dalla tettoia nei giorni scorsi, i suoi organi a 5 malati. Macerata Loreto, si è conclusa la marcia, 10.000 partecipanti, invita Zelensky e Putin a partecipare all'edizione del 2024. È un bel sogno, ritengo che sarà molto difficile non solo la partecipazione di entrambi, ma anche un accordo di pace dopo l'odio e la violenza riversata fra russi e ucraini. Ancona Today, terribile frontale al rientro del mare, 4 automobilisti, uno in gravi condizioni. Andiamo a vedere l'articolo. Ancona è di 4 feriti, e di cui uno in gravi condizioni. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 19 di ieri lungo via Flaminia all'altezza di Duca Gomme. Ancora una volta quella zona della Flaminia diventa pericolosissima ed è teatro di numerosi incidenti. Tampona un'auto e tenta la fuga, non ha mai preso la patente, in macchina ha bastone e coltello. Torniamo a parlare quindi di questa propensione alla violenza e alla sopraffazione. Qui la cronaca maceratese, frontale tra moto in curva, 2 feriti a Torrette, è successo a San Severino. Anche qui riporta la notizia della morte di Andrea Micucci a Civitanova. E poi ancora una notizia su il pellegrinaggio Macerata Loreto. Come vedete, in 10.000 allo stadio, c'è anche la figlia del pellegrinaggio, esaudite le preghiere dei miei genitori. In questo caso, vedete, questa è la notizia. La ragazza, una ventenne, nacque dopo che i genitori avevano partecipato 21 anni fa a questo cammino per chiedere la grazia di una figlia che non, di un figlio che non veniva, e un anno e mezzo dopo ebbero questa bambina. E infine andiamo su UTVRS, che si occupa ancora di maltempo. Vasta frana nell'entroterra, si procede a senso unico alternato. Mistero sull'ordigno esploso in casa, cade dalla tettoia, l'abbiamo già visto, e qui invece Macerata la bomba d'acqua si riferisce però alla notizia dell'altro ieri. Bene, abbiamo concluso la rassegna stampa e cominciamo a occuparci di quelli che sono gli argomenti del giorno. Io vi ho detto che oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. È una piaga pesante perché voi sapete che i dati sono sconcertanti e allarmanti. Ci sono tantissimi bambini a cui viene tolto il diritto all'infanzia. Bene, io ho trovato un bel servizio del TG2000, la televisione del Vaticano diretta dall'amico collega che stimo tantissimo, Vincenzo Morgante. Io vi propongo questo servizio che in 2 fasi, che fa riflettere, e poi torniamo a parlare dell'argomento. Il servizio. Tutto ebbe inizio il 16 aprile del 1995, il giorno di Pasqua, quando Iqbal, appena 12 anni, venne ucciso dai suoi sfruttatori che lo tenevano notte e giorno incatenato al telaio per tessere tappeti. Lui li denunciò e loro lo assassinarono.
Dalla storia di questo ragazzino ha preso vigore la lotta al lavoro minorile, una piaga che oggi nel mondo colpisce le fasce poverissime di popolazione. Secondo UNICEF e Save the Children ci sono 152 milioni di bambini e giovani tra i 5 e i 17 anni sfruttati. Nella sola Italia negli ultimi due anni sono stati accertati 480 casi di occupazione minorile irregolare. Le regioni più colpite sono Lombardia, Puglia e Campania. Qui vengono impiegati anche 14 ore al giorno nella raccolta nei campi di tabacco. Bambine e bambini cui viene sottratta l'infanzia, il diritto di giocare, apprendere, crescere, ma anche la possibilità di avere un futuro. Vengono impiegati in lavori duri, usuranti, come quelli agricoli, nelle industrie e nelle miniere. In loro difesa oggi è intervenuto Papa Francesco, che sul suo account Twitter ha scritto: «Come adulti non possiamo rubare ai bambini la capacità di sognare. Cerchiamo di favorire un contesto di speranza, dove i loro sogni crescano e si condividano. Un sogno condiviso apre la via a un nuovo modo di vivere». L'obiettivo è sradicare ogni forma di lavoro minorile entro il 2025, ma se le cose non cambieranno, il rischio è che ci ritroveremo con oltre 120 milioni di bambini sfruttati. Tra il 2008 e il 2012 il lavoro minorile infatti è diminuito solo dell'1% e i progressi in questo senso sono lentissimi. Le strade di Abuja, la capitale della Nigeria, sono affollate di bambini. Si ritrovano qui dopo la scuola per rimediare qualche soldo da portare a casa. Qualcuno lustra le scarpe ai pedoni e qualcun altro vende prodotti agli automobilisti. Queste buste sono piene di pane e appena una macchina si accosta, corrono tutti ad accaparrarsi il cliente. Tra loro c'è anche Anna, 13 anni, maglietta verde e trecce ai capelli. La mamma l'aspetta ogni sera a casa perché, dice, è solo con quei soldi che potranno permettersi la cena. Muhammadu è un suo amico. Ogni mattina riempie un secchio di acqua, prende uno straccio ed esce di casa. Preferisco lavare le auto piuttosto che fare l'elemosina, dice. Ha 15 anni e ogni giorno guadagna circa $2, sufficienti per sopravvivere, ma non abbastanza per ripagare il tempo dell'infanzia che gli viene negata. La stessa che perdono ogni giorno questi bambini indiani. Raccolgono la plastica lungo la ferrovia di Delhi per rivenderla a peso e guadagnare qualche spicciolo. Ho i piedi bruciati dal calore dei binari, dice questo bambino, ma questo lavoro è l'unica cosa che mi permette di rimanere vivo. E questa purtroppo la realtà non solo di queste situazioni estreme. Ho voluto farvi vedere questo servizio di qualche anno fa perché mi sembrava significativo e la situazione non solo non è migliorata, ma sta tendenzialmente peggiorando. Ecco, tutto questo mi ha fatto riportare alla mente il mio primo incontro con una realtà lavorativa minorile in Italia diversi anni fa, erano gli anni 60. E allora ho voluto fare questo servizio, questa editoriale, tra virgolette, ricordando quel periodo e quell'incontro che non è così tanto lontano nel tempo come potrebbe sembrare. Vediamoci insieme questo servizio. Era un tempo diverso, un tempo sospeso, tra incanto e sollievo. Lo stupore di chi, come me, assisteva ad un'esistenza in crescita e piena di speranze e le fugaci ombre negli occhi di nonni e genitori che avevano fresche nella memoria le immagini della guerra da poco conclusa. Quegli anni 60, per noi generazione del 50, era un affacciarsi alla vita con novità incredibili come il telefono a casa, il televisore, l'arrivo di un'auto in casa, spesso una 600, il giradischi. È una vita che sorrideva sorniona a noi dietro le prime figurine che si vendevano legate con una fascetta e costavano 20 lire e le cingomme tonde colorate, le palline trasparenti con i nomi dei ciclisti per giocare in spiaggia e per i più fortunati i trenini elettrici, Barkling o Rivarossa, duello eterno tra presunti intenditori. Nei paesi era la gente del quartiere a badare ai nostri giochi in strada, i vicini un occhio lo gettavano sempre nel cortile dove si giocava a campana, a calcio, a cigo qualcosa, legno, ferro, ai quattro cantoni o a bandiera. Guardie e ladri e un 2-3 stella erano ancora molto gettonati e si giocava assieme sino ai secchi richiami dalle finestre e dai balconi che non lasciavano scampo. Vieni su, finisci i compiti. Vivevo Recanati.
Con noi giocava Firmino, un ragazzino di campagna che però a una certa ora doveva andare a dar da mangiare ai conigli. Era il suo lavoro, il suo impegno che assolveva con una serietà a noi sconosciuta, e non riuscivo a capire perché mai dovesse interrompere giochi così divertenti per fare cose così poco gratificanti. Oddio, a ben vedere qualche compito lo assolvevamo pure noi, che c'entra, ma erano cose rapide, di un momento, tipo comprare 10 sigarette nazionali con il filtro dal tabaccaio per il padre, il vino sfuso per la madre e qualche volta anche la pasta sfusa. E questo mi piaceva tanto, perché quando l'alimentarista apriva il cassettone del banco, quel buon odore di farina fresca e di semola mi stimolava l'appetito. Nei primi colorati astucci di scuola c'erano ancora le penne portapennino, ma io andavo orgoglioso della mia bic, soprattutto di quella magica, con tre colori, con le levette che si abbassavano, e quella Firmino non l'aveva. E per la verità, anche i suoi quaderni neri con copertine stropicciate erano molto più brutti dei miei. E qualcuno non amava stare al banco con lui, lui che doveva dar da mangiare ai conigli tutti i giorni, alle 16, persino nei giorni di festa, perché, raccontava lui, i conigli non sanno quando è festa. Ecco, una realtà di periferia, una realtà piuttosto frequente, soprattutto all'epoca, e chiaramente il mio impatto con il dover lavorare anche a 6, 7, 8, 9 anni. E passiamo avanti, perché vi dicevo prima di quello che è questo mondo con questa vocazione costante alla violenza. Avete visto nei giornali aggressioni, petardi, coltellate, sembra ormai una questione all'ordine del giorno. Non c'è giornale che non riporti almeno 4-5 episodi di questo tipo. Ma di fronte a questa invasione di violenza quotidiana, come possiamo comportarci con i ragazzi che stanno formando il proprio carattere? Lo abbiamo chiesto a una psicologa che, guarda caso, si chiama Gloria Trapanese. L'esposizione costante a fatti di cronaca che ci narrano di violenze, di genere, di aggressioni, mi ha portato ad aprire uno sguardo su quelle che sono le conseguenze dell'esposizione a contenuti violenti e, ancor di più, in particolare, all'effetto dell'abituazione alla violenza. È così appunto che si definisce in psicologia. E per farlo vorrei far riferimento a due studi icona riconosciuti nella nostra letteratura internazionale, che ci possono ancor di più far capire e aiutarci a capire quanto siano effettivamente evidenti le conseguenze dell'esposizione alla violenza su tutti noi. Il primo studio è quello del pupazzo Bobo di Bandura, forse qualcuno di voi ne avrà sentito parlare. Questo esperimento consisteva semplicemente nel suddividere due gruppi di bambini, un gruppo A e un gruppo B. Il gruppo A veniva esposto a dei contenuti violenti nei riguardi di questo pupazzo maltrattato da un altro adulto, mentre il gruppo B veniva esposto a dei contenuti neutri. Bene, è stato evidenziato che il gruppo A, esposto appunto a contenuti violenti, una volta lasciato libero di giocare nella stanza con il pupazzo, tendeva a replicare le stesse modalità violente nei confronti del pupazzo. Questo studio non si è fermato però solamente ai bambini, ma è stato replicato anche su adolescenti e adulti, evidenziando che effettivamente anche in questo caso gli adulti e gli adolescenti tendevano a replicare le immagini viste prima. Questo ci dice come i contenuti violenti appena visti possano essere effettivamente replicati, ma ancora più adeguato, soprattutto rispetto a quelli che sono gli effetti dell'abituazione alla violenza, credo possa essere uno studio più recente condotto da altri studiosi
su un gruppo di studenti universitari. In questo caso anche qui gli studenti vengono fatti dividere in un gruppo A e in un gruppo B, dove il gruppo A viene esposto a un videogioco, viene fatto giocare ad un videogioco con contenuti piuttosto violenti, e il gruppo B viene invece esposto ad un videogioco con contenuti neutri. Alla fine appunto del gioco viene attivata una traccia audio dove si sente, sembra che dietro alla porta di questo gruppo di persone venga picchiata una persona. Ebbene, il gruppo A, ovvero il gruppo esposto ai contenuti violenti del videogioco, sembra intervenire in un tempo di 5 volte inferiore a quello del gruppo esposto al contenuto neutro. Questo ci mette di fronte al fatto di come un contenuto violento effettivamente diminuisca la reattività, l'empatia e la nostra disponibilità di aiuto. E proprio su questo secondo esempio vorrei soffermare la nostra attenzione, proprio perché questo ci fa pensare a quanto tutti noi ad oggi siamo esposti costantemente a dei contenuti violenti e probabilmente tendiamo sempre di più a spegnere la nostra capacità di indignazione, quasi anestetizzati di fronte a questi contenuti. Ecco, spero che questa breve riflessione possa in un certo senso aiutarci a e spingerci invece a essere più attenti, più sensibili, meno anestetizzati di fronte a questi avvenimenti, e che ci aiutino anche a volgere un nostro sguardo rispetto a questi eventi, soprattutto facendo in modo che i ragazzi, il nostro futuro, possa essere sempre più sensibilizzato rispetto a questi e non anestetizzato. Ecco, mi sembra una riflessione molto molto interessante. Torneremo sull'argomento, e chiaramente è un argomento oggi all'ordine del giorno a tutti i livelli, ma questo tipo di esperimenti, di approfondimento merita anche da parte nostra un ritorno sull'argomento, anche con diverse voci e diverse angolature di esame. Allora, vi ho promesso, anzi vedo che fra le cose sull'edicola del Trap e fra le più cliccate la puntata, la terza puntata sulla storia di Ancona, e allora vediamocela insieme. Poi stiamo cercando anche video relativi alla storia di altre città delle Marche, ma andiamo alla terza puntata della storia di Ancona. I mercanti necessitano di una sede adeguata e così a metà del 400 viene chiamato da Sebenico Giorgio Orsini, che realizza la loggia dei mercanti ed altre opere che danno una luce metropolitana alla città. Opere che ancora oggi rimangono tra gli elementi architettonici più interessanti di Ancona. Purtroppo, dopo il sacco di Roma, il Papa è in difficoltà e ha bisogno di rafforzare il potere sui suoi territori. Così nel 1532 Clemente VII ordina la costruzione in città di un forte, la Cittadella. Contemporaneamente vi invia un contingente militare con il pretesto di proteggerla da eventuali incursioni dei turchi. Grazie anche alla nuova fortificazione, il 19 settembre le truppe pontificie sorprendono la popolazione con un colpo di mano e prendono il potere. La gloriosa Repubblica Marinara di Ancona cessa di esistere. L'economia della città ne risente e i commerci languono, anche perché Costantinopoli è caduta in mano ai turchi e le principali rotte mercantili si spostano progressivamente verso i nuovi mondi, oltre le colonne d'Ercole. Nonostante tutto, questi sono anni in cui la città si arricchisce ancora di opere d'arte. Dipinti del Tiziano, del Lotto e del Crivelli vanno ad abbellire le chiese, mentre Pellegrino Tibaldi realizza statue, fontane ed affreschi che ingentiliscono strade e palazzi. Ma la vera svolta arriva nel 1732, quando Papa Clemente VII decide di rilanciare la città concedendole il Porto Franco. I commerci ripartono e sostengono economicamente il rinnovamento urbano.
Piazza del Plebiscito diventa il centro città e intorno a questo fulcro si muovono grandi artisti ed architetti. Tra questi spicca Luigi Vanvitelli, che realizza mirabili edifici, migliora le strutture portuali e sotto il colle a stagno crea un'isola artificiale su cui sorge il suo capolavoro anconetano, il Lazzaretto. L'economia per qualche decennio ritrova slancio. Gli anconetani vedono rifiorire la loro città e si convincono che i gloriosi tempi della Repubblica possano ritornare. Ma è solo un'illusione, perché alla fine del Settecento, sull'onda degli ideali rivoluzionari, Napoleone scende in Italia ed occupa la piazza anconetana. Una parte dei cittadini attende con fiducia questo evento, sperando che la filosofia rivoluzionaria dia la spinta per riconquistare indipendenza e libertà. Purtroppo, la bandiera della rivoluzione nasconde solo un'occupazione straniera e l'unica cosa che il dominio transalpino lascia ad Ancona sono alcune fortificazioni. Per il resto, le truppe trafugano oltre Alpe qualsiasi oggetto di valore, un vero e proprio saccheggio che ancora una volta spoglia Ancona dei suoi beni. Ad eccezione del dipinto venerato in cattedrale che raffigura Maria Regina di tutti i Santi. Perché la Madonna, alla vigilia dell'arrivo dei francesi, ha miracolosamente e ripetutamente aperto gli occhi. Un segno di protezione per i fedeli, un retaggio di una cultura arretrata per gli illuministi francesi. Così sembra che Napoleone stesso, venuto a sapere dell'evento, voglia vedere il dipinto per sfatare la cosa. Quando questo accade, però, il condottiero decide di lasciare il quadro alla devozione dei cittadini, a patto che non venisse esposto. Questa era la quarta puntata, la terza puntata, la quarta puntata andrà domani. Adesso una nuova rubrica che vorrei farvi vedere sono gli appuntamenti che ci segnalano gli amici. In questo caso, come vedete, alla presenza del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al Class Hotel il 13 giugno, quindi domani dalle 10 in poi, un incontro su anello acquedottistico antisismico dei Sibillini. Come vedete partecipano Guido Castelli, Francesco Acquaroli, Massimo Palazzesi, insomma è un momento importante per pensare al futuro della nostra zona e soprattutto per il fabbisogno idrico della nostra regione. Altro appuntamento, questo è mercoledì 14 giugno alle 18, il ricordo di Carla Fraccia, Auditorium Centro Congressi Accademia di Babele, Largo Fiera della Pesca, intervengono Antonio Lucarini, padre Alberto Maggi e altri importanti esperti. Altra segnalazione che ci giunge è quella di Salviamo la Sanità Pubblica. Questa volta parliamo del 15 giugno alle 11, ospedale regionale Torrete Aula Totti. Medici e veterinari, dirigenti sanitari si mobilitano in difesa del servizio sanitario nazionale. Ed infine altra segnalazione che vogliamo fare: i quartieri di Ancona si raccontano, sempre il 15 giugno, giovedì, ma alle 17, alla Biblioteca Palazzo degli Anziani ad Ancona, i quartieri si raccontano. È un'iniziativa che sarà condotta da Antonio Lucarini e con voce narrante di Milena Costantini. Ecco, fin qui abbiamo visto alcuni appuntamenti di quello che accadrà in nostra zona nei prossimi giorni. Quello che invece è accaduto negli anni passati ce lo racconta, scusateci il gioco di parole, raccontaci, che è la rubrica che TGR Marche mandò in onda quasi 20 anni fa. E allora vediamoci questa puntata, che fu dedicata ad un giovanissimo Alessandro Miola e soprattutto alla Fermo degli anni 70. Vediamoci questa puntata. Siamo ai primi degli anni 70. La gita domenicale con la famiglia è ancora un cult. Una bella giornata di ottobre nel Fermano consente alla famiglia del piccolo Alessandro, pochi mesi, di fare la classica passeggiata all'aria buona in riva al mare, in una Porto San Giorgio non ancora nella morsa del traffico, con una spiaggia immensa. Infatti, rivedendo le immagini,
perché vedo spesso, insomma. Rivedendoli ultimamente ho notato che gli scogli in effetti stavano a 5 metri dalla spiaggia, dalla riva, oggi stanno a un centinaio di metri. La domenica era un giorno di festa veramente, c'era, come la vedo io oggi, c'era più calma, più tranquillità, non c'erano quei ritmi affannati come capita oggi, insomma. Qualche anno dopo, qui siamo ai primi degli anni 80, Alessandro è cresciuto e ama giocare in strada, improvvisare sketch ripresi da un amico con la cinepresa. Un sapore dello stare in città diverso, come sembra diversa, persino la luce. I tempi erano diversi, mi ricordo pure che in qualsiasi parte del quartiere o della città se andasse, i grandi comunque ti proteggevano, ti sentivi protetto da tutti. Adesso invece sia i tempi che sono cambiati, la tecnologia che è avanzata, vedo che c'è sempre più tra i ragazzi solitudine. Il gioco, il pallone, un cortile che diventa uno stadio con spazi di vivibilità per i ragazzi che oggi non esistono più. Ricordo i campetti che adesso sono quartieri, ricordo le piste da motocross dove adesso sono interi veramente palazzi, e poi c'era tutta un altro respiro. La piazza era l'unico punto di incontro, di socializzazione. Oggi invece la piazza è quasi deserta, ne vedo che la gente è sempre più sola. Il ricordo della ferma degli anni 70, siamo quasi in conclusione. Prima di concludere, un consiglio di lettura che giunge dal grande Gigi Avanti. Vediamocelo insieme. Eccomi, ben trovati. A distanza di 3 anni dal mio ultimo libro, eccomi di nuovo, cari lettori, in libreria con un nuovo libro, scritto questa volta a 4 mani con il grande Gigi Avanti, che si intitola Divertiti per essere felice. Ecco, l'obiettivo di questo libro è indicare, tracciare una strada per essere davvero felici attraverso la chiave del divertimento. Ecco, io e Gigi giochiamo un po' sul termine divergere e vogliamo sfatare un mito. Di solito si pensa che il divertimento sia solo quello dello sballo, è quello che ti porta a felicità immediate, ad una bellezza effimera, passeggera, e magari che però non porta ad una strada buona. Mentre di solito si pensa che la via della bontà non porti al divertimento, al piacere, alla gioia, all'allegria, alla bellezza. Ecco, sfatiamo questo mito. Noi vogliamo parlare di un altro tipo di divertimento. Non c'è solo il divergere dalla strada del male dalla strada del bene verso il male, ma c'è anche un altro tipo di divertimento, il divergere dalla strada del male per camminare verso quella del bene. Un bene però, una bontà che è attraente, che è bella, che è divertente, ecco, che porta la gioia e la felicità autentica, quella duratura. Perciò, divertiti per essere felici. Bene, siamo in conclusione anche di questa puntata numero 11, e io spero di riuscire a trovare i gusti che voi volete, le cose che a voi piacciono. Qualunque cosa comunque avete modo di comunicarmi e di parlare con me, sia in diretta sia durante la giornata, perché tanto poi i WhatsApp vengono registrati. Non mi resta che ringraziare quelli che mi hanno seguito e quelli che mi seguiranno durante la giornata. Grazie a voi tutti e, come sempre, il più cordiale. Buona giornata.